Clan, bentornati, bentornati sul canale del Clan Grimnir. Devo un po' abituarmi a fare queste intro così al Clan Grimnir. Comunque, sapete cosa, Clan? È che studiando un po' la storia europea, contemporanea, ma anche italiana, si viene a scoprire che qua, soprattutto in Piemonte, ho la fortuna di abitare in Piemonte, ma anche in Liguria, e ho la fortuna di visitare molto facilmente la Liguria, erano presenti le popolazioni celtiche. E perché vi dico questo? È meglio se tolgo gli occhiali, perché poi fa riflesso e non voglio che venga brutto il video. Ma perché dico questo? Dico questo perché poi, durante l'anno, durante i prossimi mesi, ovviamente vi porterò anche a vedere qualcosa di celtico. Sto cercando di organizzare, ripeto, delle visite, ok? Dove andremo a vedere dei petroglifi, possiamo chiamarli così, celti. E cercheremo un attimo di ripercorrere la storia, ok? Quindi saranno delle cose molto interessanti da vedere. E se riesco le farò in compagnia o anche da solo, poi ovviamente questo dipenderà dal caso, da chi vorrà esserci. E saranno dei video interessanti perché vedrete proprio l'emozione. Ok, vedrete l'emozione sul mio viso, ovviamente, perché già ho avuto la fortuna di vedere, e ve l'avevo già raccontato nel video, la mia prima offerta che vi metto qua in alto. Già lì vi avevo detto appunto l'emozione che provai stando di fronte ad una certa cosa molto antica. E poi, quando invece andremo ad esplorare queste cose insieme, ne scopriremo un attimo la storia e potrete ben capire che, dato che molto probabilmente noi, o almeno io, quelli che abitano in Piemonte, in Liguria, a volte camminano sugli stessi passi dei Celti, potete capire l'emozione. Ok? Ma adesso, Clan, siamo qua perché volevo rispondere ad un'altra domanda che mi è stato fatto, ovvero la differenza tra, mamma mia, tra luce e notte, praticamente. Facciamo due passi. La differenza tra, se c'è differenza ovviamente, tra culto nordico e i Celti. Forse viene così da sorridere, ma non perché voglio fare lo stronzo o cose simili. Ma dobbiamo ben capire che il culto nordico, cioè norreno, vuol dire del nord, nord Europa. E i Celti c'erano nel nord Europa, quindi la sostanziale differenza sì, sarà nel Pantheon, sì, sarà nella lingua, per come si sono poi sviluppati i popoli, ovvio. Perché se tu vai a prendere un norvegese è diverso da chi abitava a Gola Secca, se non sbaglio, se si chiamava così. Quindi ovvio che uno svedese e un ligure avevano la differenza. Però più avanti vedremo anche che il sentimento era molto comune, molto più simile di quanto si pensi. Il sentimento intendo per seguire un culto. Ovviamente il culto è diverso, ci sono altri dei che poi esploreremo insieme durante l'anno, perché sto studiando anche i Celti, il popolo celto. Popolo celto si può dire, vabbè, i Celti. Studieremo insieme, leggeremo anche qualcosa perché si approfondirà tutto il tema, perché si andrà a riscoprire il culto antico europeo. Quindi cosa c'era in Europa prima e c'erano anche i Celti, quindi andremo ad esplorarli. La domanda è ovvio che c'erano differenze anche sostanziali, però ricordiamoci sempre che il culto norreno vuol dire il culto dei popoli del nord Europa, e i Celti facevano anche parte del nord Europa.
Quindi io penso che tu voglia dire tra il culto di Odino, per esempio, di Thor, di Wotan, che differenza c'era? Era proprio un altro culto. E poi lo vedremo insieme su questo canale, ovviamente. Ok?